Ciao, sono la ricerca. Forse non lo sai, ma ci siamo incontrati spesso, tutte le volte che cercavi una speranza, quando hai ricevuto una risposta in ogni sfida superata. Anche oggi sono al tuo fianco per affrontare insieme il futuro. La ricerca dona. Dona per la ricerca su teleton.it. Lodi Ottica. Qualità ai prezzi più bassi d'Italia. 70 anni d'esperienza, 13 negozi nel Lazio, 35 ottici optometristi al tuo servizio. Due occhiali da vista completi di lenti antiriflesso a 90 euro. Due occhiali da vista completi di lenti antiriflesso a 119 euro. Occhiale da vista completo di lenti progressive FL VIP con tecnologia Freeform, ampia zona di lettura, euro 199. Perché spendere di più? Nei negozi di Lodi Ottica, occhiali da vista completi di lenti antiluce blu, ideale per PC, tablet e smartphone a solo 99 euro e con 40 euro in più ne avrai due. Alta qualità ai prezzi più bassi d'Italia. Gli occhi, i testimoni più fedeli della tua vita. Proteggili. La professionalità degli esperti per il miglior consiglio. Per il benessere dei tuoi occhi, gli occhiali non devono costare un occhio. Online store www.lodioptica.it. Amici, un cordiale ben trovati. Come diciamo, siamo nel mese di dicembre, quindi come ogni anno il Panathlon festeggia con i propri associati, ma soprattutto festeggia con tutto il mondo dello sport e leggendo un po' quelle che sono le menzioni e i premi Panathlon dell'anno. Io vorrei insomma iniziare con un bellissimo applauso perché vedo tanta gente dello sport oggi presente, tra l'altro grazie al mezzo televisivo divulgheremo il messaggio anche oltre appunto l'evento di oggi. Facciamo, vi fate un applauso da soli. Inizio dicendo soltanto una cosa: sarà una serata sicuramente ricca di emozioni. Quando chiama il Panathlon per me è un onore, quindi è un onore per me oggi essere qui e poter presentare questa edizione del Premi Panathlon 2023. È sempre stato e sarà sempre un punto di riferimento per tutti, per gli enti, per le associazioni sportive, un punto di riferimento sopra le parti. E speriamo che questo accada anche nella nostra località. Grazie Panathlon, un applauso quindi al Presidente Bonifazi. Prego Presidente, prego. Bene, anche da parte mia benvenuti, buonasera e come è stato già detto è consuetudine che nel periodo natalizio, prima delle festività, il Panathlon organizzi una serata per i soci, è un modo per stare insieme, ma soprattutto è anche un modo, questa è una bellissima tradizione che è il Panathlon di Latina, di conferire delle, diciamo così, premi no, diciamo dei riconoscimenti, diciamo in questa maniera, dei riconoscimenti a quegli atleti e atlete, sia ragazze che ragazzi, che si sono distinti non soltanto per questioni di merito sportivo, ma anche per, diciamo, per aspetti di tipo etico. Come amministrazione comunale Latina posso solo dirvi grazie per quello che avete fatto da quando io sono assessore e quindi ci tengo a dirvelo nel periodo di Natale, augurandovi buone feste a tutti quanti e a tutti i presenti. Veramente il Panathlon è il regalo di Natale per il mondo dello sport nel Comune Latina, io sento di dirlo. Grazie. Dato che siamo nel famoso mese di dicembre, è il mese anche della solidarietà, e Latina e provincia eccelle anche in questo. Noi abbiamo il coordinatore provinciale di Teleton, Erminio Di Trocchi, oggi con un bacchetto Teleton, con i famosi cuori di cioccolata, per il cuore di Natale, quindi per un omaggio e un regalo solidale, e questo binomio insomma da Panathlon e Teleton è perfetto. Beh, io penso che sia un onore per il Presidente Bonifazi prima di tutto, un onore per il club poter accogliere come nuovo socio Gianluca Carfagna.
Allora, Presidente, toccherà a lei mettere la spilletta al nostro nuovo socio, ma il nuovo socio, prima di questo, deve fare il suo giuramento. Prego, qui avanti. L'essere panatleta mi impegna a onorare il motto Ludis Iungit e a promuovere l'ideale panterico, rispettare le regole del club di cui sono diventato socio, dare il meglio di me a titolo di volontariato per far raggiungere al mio club gli scopi che gli si è prefisso, ricercare l'amicizia di tutti i panatleti, praticarla e aiutare i nuovi soci a integrarsi rapidamente nell'attività del club, agire affinché lo sport sia considerato e vissuto come un elemento di cultura degli uomini e dei popoli, operare permanentemente e dovunque per l'affermazione dell'etica sportiva basata sul fair play, prodigarmi affinché una sana educazione sportiva venga data alla gioventù della mia città, della mia regione, del mio paese, essere d'esempio del modo di praticare lo sport, comportarmi da sportivo esemplare quando assisto a una competizione, essere un vero ambasciatore dello sport inteso come elemento di emancipazione dell'uomo e lottare contro tutto ciò che lo degrada. Rafforzerò il mio impegno con l'assidua partecipazione alle riunioni e alle manifestazioni organizzate dal mio club e a quelle degli altri club del Panathon International. Tra i tanti premiati c'è una ragazza che tra l'altro ha portato in alto il nome della nostra provincia nel mondo, che è Anastasia Bagaglini. Anastasia, dove sei? Vieni. Anastasia, Nadia, Anastasia, lo ricordiamo che Anastasia, ecco, io lo chiamo, Presidente, il calcio acrobatico. In effetti come si chiama? Dillo tu, Anastasia. Si chiama calcio freestyle. Calcio freestyle. Che cos'è il calcio freestyle? È una disciplina che consiste nell'eseguire dei trick con il pallone utilizzando tutte le parti del corpo eccetto le mani. Quanto allenamento per fare questo? Mi alleno ogni giorno minimo 2 ore, quindi sicuramente tanto allenamento e tanta dedizione. Io dico sempre una frase che sta girando da poco sui social, ovvero che l'ossessione batte il talento. Una persona può essere super talentuosa e portata per uno sport, però se non si ha la dedizione non si possono raggiungere i risultati. Diploma d'onore 2023 ad Anastasia Bagaglini. L'amore per il calcio che ha praticato sin da bambina e il carattere determinato l'hanno condotta all'appuntamento che l'ha incoronata campionessa mondiale di calcio freestyle a Nairobi il 9 dicembre 2023. Sempre pronta a condividere con generosità e sensibilità la gioia del suo sport e insegnare le sue acrobazie ai giovani che vogliono avvicinarsi a questa disciplina. Puoi consegnarglielo. Bravo. Allora, la prossima menzione d'onore è dedicata a Stefano Saccoccia. Lui ha cominciato nel vivaio dello Sport Management Club Latina, poi è passato al Napoli Basket, una squadra che gioca nel massimo campionato italiano, sta facendo una stagione al di là delle più rosee aspettative, ha disputato la Serie C Silver anche in campagna, è stato convocato con la stagione Under 16, quindi poi è stato nominato miglior giocatore nella 9 più Cup Next Generation, che è riservata ai giovani italiani più promettenti. Vabbè, sicuramente sono contento di essere qua, essere premiato da voi, è sicuramente un onore e spero di continuare su questa strada e portare in alto il nome della mia città. Ecco, quando si porta in alto il nome della città sicuramente fa piacere, anche perché speriamo di vederlo presto in qualche ripresa televisiva. E oggi tra le menzioni d'onore c'è una a un ragazzo che si chiama Marco Stipevic, che vogliamo qui tra noi, che è un campione di nuoto in acque libere. Ecco, tra l'altro all'età di 4 anni ha iniziato l'agonistica, ad 8 anni prima con l'ambranuoto nella categoria propaganda e successivamente 2 anni all'acquaria di Pontinia nella categoria esordienti B1 e B2.
E poi è nato questa bella magia con il mare, perché sicuramente è uno degli sport più belli che può esistere, perché insomma vivete anche un pezzo di natura strabiliante che è il mare. Vorrei innanzitutto ringraziare di essere qui davanti a tutti voi e di essere premiato per tutto quello che ho fatto nel nuoto, però ovviamente non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato mio padre, che è anche il mio allenatore. Diploma d'onore 2023 a Marco Stipcevic, vincitore a pieno merito della terza edizione della Escape from Santo Stefano, campionato nazionale di nuoto di fondo in acque libere. Ha percorso i 3 chilometri che separano il molo 4 di Santo Stefano alla spiaggia di Cala Nave con un tempo di solo i 30 minuti, lasciando alle spalle dei campioni mondiali. Marco ha ereditato la passione per il nuoto dal papà Luca e la sua esperienza con i giochi della mente, che pratica sin da bambino, l'hanno aiutato nella concentrazione e guidato alla vittoria tra 200 partecipanti. L'augurio di nuove imprese, con la determinazione che lo contraddistingue per futuri grandi traguardi. Lodi Ottica, qualità ai prezzi più bassi d'Italia. 70 anni d'esperienza, 13 negozi nel Lazio, 35 ottici e optometristi al tuo servizio. Due occhiali da vista completi di lenti antiriflesso a 90 euro. Due occhiali da vista completi di lenti antiriflesso a 119 euro. Occhiale da vista completo di lenti progressive FL VIP con tecnologia Freeform, ampia zona di lettura, euro 199. Perché spendere di più? Nei negozi di Lodi Ottica, occhiali da vista completi di lenti antiluce blu, ideale per PC, tablet e smartphone, a solo 99 euro e con 40 euro in più ne avrai due. Alta qualità ai prezzi più bassi d'Italia. Gli occhi, i testimoni più fedeli della tua vita, proteggili. La professionalità degli esperti per il miglior consiglio. Per il benessere dei tuoi occhi, gli occhiali non devono costare un occhio. Online store www.lodioptica.it. Ciao, sono Armando, esperto di telecomunicazioni da circa 20 anni. Oggi in Italia il 99% delle imprese e dei liberi professionisti è a rischio di blocco dell'attività a causa del fatto che le linee telefoniche e internet sono appesi a un filo, nel vero senso della parola, rischiando così di perdere soldi ogni volta che hanno un guasto alle linee telefoniche, ad internet oppure al loro centralino. Ma tu, hai mai calcolato quanto ti costa stare fermo con i tuoi dipendenti? Il mancato lavoro durante i giorni di guasto? Quante scadenze non puoi rispettare? Pagamenti che non puoi fare? Per non parlare poi dei post che non puoi incassare? La soluzione Top Zero. L'unica soluzione di telefonia zero problemi. Mentre gli altri si concentrano a risolverti i problemi, noi semplicemente evitiamo che si creino. Richiedi subito una consulenza gratuita. Clicca sul bottone che trovi in questa pagina e in 10 minuti ti diciamo se Top Zero fa il caso tuo. Allora, come dopo, ogni anno facciamo una breve sintesi delle cose che durante l'anno sono state fatte. E cominciamo con il torneo Paladino della Befana, che durante la pandemia chiaramente stavamo tutti quanti a casa, quindi non era possibile, diciamo, fare delle cose. Allora ci è venuto in mente, tenendo anche conto che a Latina c'è un'importante tradizione per quanto riguarda la dama e gli scacchi, soprattutto io dico sempre per le generazioni più piccole. Poi il 21 di gennaio, vabbè, sono riportate le date, non le sto a dire, abbiamo dato credo un contributo importante a che Fondi fosse, partecipasse e poi in realtà ha avuto il riconoscimento come città dello sport.
Altra cosa che abbiamo fatto sempre a Fondi nell'ambito di questa azione che la città ha portato avanti per avere la nomina a città europea dello sport è stato il convegno Donne Sport. Questo è un bellissimo, diciamo, c'è una bellissima mostra, poi a Fondi hanno organizzato anche il convegno in una giornata. E poi il 12 aprile abbiamo avuto l'ingresso dei nuovi soci, tra l'altro c'è qui anche, diciamo così, un premiato che siede in un poliziotto. Poi, come tutte le, diciamo, le organizzazioni internazionali importanti, e il Pandro sicuramente appartiene a questo consesso, c'è un giorno che è dedicato all'associazione, in particolare il 12 giugno, e abbiamo celebrato questo 12 giugno il Panadron Day. Poi abbiamo partecipato ad un evento importante, o meglio, a una serie di eventi importanti organizzati dal nostro buon grande a Roma. Qui c'è stata la presentazione al Circolo Cittadino di un libro scritto a due mani, Sara Simeone e Marco Franzelli. Poi un'altra eccellenza del nostro territorio, questo libro che parla di baseball, no? Perché, come voi sapete, col fatto della Seconda Guerra Mondiale, dello sbarco degli alleati ad Anzio, questo sport in qualche modo ha vissuto momenti di gloria, oggi un pochino meno, della Fondazione Scarponi. Michele Scarponi è un ciclista, era purtroppo un ciclista importante che ha avuto un incidente, insomma, e ci ha lasciato. Poi abbiamo, ecco, questa è stata una cosa, un'altra cosa molto, molto bella, tra i nostri soci che oggi non è potuto venire, Carmelo Giordano, che è di origine etiope, è stato presentato a Roma. Poi c'è, diciamo, un must che è diventato un must, è quello della passeggiata del fair play e dell'inclusione. Come voi sapete, a Latina ci sono due monumenti, due monumenti, perché in effetti sono dei monumenti. Uno è quello del Panadron, che è vicino al palazzetto dello sport, e l'altro è quello che è al parco vicino l'ospedale. E ogni anno è cominciato un po' per gioco, no? Non per gioco, è cominciato in modo serio, però all'inizio chiaramente eravamo all'inizio. Ecco, poi abbiamo una delle ultime cose che abbiamo fatto, è stata il 10 novembre assieme ai Lions Terre Pontine. E questa bellissima manifestazione, tutti in campo, che ha visto insieme un momento ludico di gioco, di supporto, di appunto. Abbiamo partecipato il 7 dicembre, anche questo è un momento che per noi è diventato un appuntamento, alla festa dell'albero. Adesso c'è il premio, come ogni anno, presente il premio giornalismo sportivo, che va tra l'altro a un collega che io ammiro tantissimo, che è Giuseppe Baratta. Lo ricordiamo, Giuseppe è iscritto all'Albo dei giornalisti da 22 anni, dal 2001 collabora con Il Messaggero. Appassionato di tecnologia, ha vissuto il passaggio dalla macchina da scrivere fino al giornalismo digitale, social media, addetto stampa ed esperto di comunicazione da tantissimi anni, quindi addetto stampa in Serie A1 di pallavolo, di calcio a 5, perché oggi è anche l'addetto stampa della Conte Cisterna calcio a 5. Come speaker sportivo ha presentato 7 campionati del mondo in diversi sport, pallavolo, beach volley e beach tennis, speaker e DJ di oltre 300 partite internazionali della nazionale italiana di pallavolo maschile e femminile, ma anche tutte le finali delle 3 competizioni europee. Ma ha fatto Nadia una cosa bellissima, che è quella di dedicarsi anche al messaggio sportivo tra i giovani, perché attraverso Accendiamo il Rispetto, il progetto contro il bullismo, per favorire l'inclusione delle diversità, ma anche il rispetto dell'ambiente e l'uso consapevole dell'energia, in 7 anni ha coinvolto 12.000 studenti insieme agli amici del Cisterna Volli, della Pallamano Pontini e del Conit Cisterna. Quindi un grande applauso. Premio Panathon 2023 al gruppo sportivo Fiamme Gialle, quarto nucleo atleti. Sodalizio che rappresenta un'autentica eccellenza dello sport agonistico italiano. Protagonista indiscusso di campionati europei, mondiali e giochi olimpici. Anche nel 2023 il suo palmarès si è arricchito di nuovi traguardi con Ruggero Tita in coppia con Caterina Banti, per la seconda volta consecutiva conquistando il titolo iridato al mondiale di Den Haag in Olanda nella classe Nacra 17. Un ulteriore storico contributo a portare alto il nome dell'Italia nel mondo.
Grazie ancora, è veramente un orgoglio per noi ricevere questo premio. E quindi, oltre a rinnovare i saluti e gli auguri di tutta la mia gerarchia e i miei, ovviamente ci tengo a lasciare un ricordo al Presidente. Quindi un applauso. Quindi passiamo all'atletica, Presidente. Abbiamo toccato un po' tutti gli sport, come giusto che sia. L'atletica un po' è la madre di tutte le discipline. Complimenti per tutto quello che fai. Lo ricordiamo che Marco è di Cisterna, dove ha iniziato a correre da piccolo nell'impianto sportivo cittadino, invogliato dal nonno Enrico, dirigente della società locale ed ex calciatore, oltre che dal cugino campione azzurro di baseball, che è Ruggero Bagaglemani. Bagaglemani. Si è poi trasferito, grazie Paolo, si è poi trasferito per motivi logistici all'Atletico Velletri, seguito da Marina Marinelli, e da cadetto nel 2016 è salito sul podio tricolore con il titolo 4% e il terzo posto nei 300 metri. Dall'agosto 2020 vive a Roma per farsi allenare da Claudio Licciardello, si è messo in luce nel 2022 conquistando il tricolore nei 60 promesse indoor prima di scendere a 10.30 sui 100 metri. Nel 2023 ha realizzato il crono 10.18 più 2.4 e ha vinto il titolo europeo Under 23 con la 4%. Qua naturalmente il nostro occhio cade su questi, su questi atleti e loro sono proprio l'esempio di quanto sia bellissimo il mondo dello sport, oltre barriere, oltre frontiere, oltre qualsiasi cosa nella vita. E il premio Panatron 2023 va anche a un grande team, che è l'Intim. Un applauso a Alessia Montemurro e Valentina Ruggeri, fanno qualcosa di straordinario con questi ragazzi. E noi ritroviamo anche il grande Valerio Catoia, di cui c'è anche l'allenatore delle fiamme della Polizia di Stato, delle Fiamme Oro, che è Stefano Vando. Alessia Montemurro e Valentina Ruggeri ci raccontano di questa bellissima performance che ha visto i ragazzi dell'Intim vincere in questo bellissimo momento di sport. Valentina, cosa... Scusate, noi ci godiamo il video ogni volta. Allora, io sono Alessia Montemurro, sono il presidente di Intim, che è un'associazione sportiva dilettantistica che fa corsi di pallacanestro inclusiva e corsi di zumba inclusiva. Lei è Valentina Ruggeri ed è l'allenatrice del gruppo di basket, poi ci sono Valentina Marcoccio e Silvia Papi, che sono le educatrici del gruppo. Allora, i ragazzi hanno partecipato per la seconda volta ad un campionato di pallacanestro riservato ad atleti ed atlete con sindrome di Down. È la seconda volta che partecipiamo a questo campionato, e l'anno scorso siamo arrivati sesti su sei, quindi ultimi, però noi diciamo sempre sesti, e quest'anno allo stesso campionato siamo arrivati primi, quindi i ragazzi hanno vinto. Ma non ti messi a... Capitano Martimessa, io ho fatto la latina di Tapparone, Martimessa e Tapparone, Vittoria, Martimessa, Coppa Cai! Bravi! Bravi! Beh, non so che dire, ma mio allievo Alessandro Vitolo ha ragione. Cioè, veramente, il mio compagno di squadra, come amico alla TD, mentre stava con me, lui è una gioia. Lui, cioè, diciamo che noi squadra, in team, abbiamo preso questa vittoria grazie alle persone Down, che siamo noi, io, Francesco, Alessandro e anche gli altri, che hanno vinto. Bravo. E hanno partecipato a questa vittoria. Grazie a tutti di essere qui e passate un buon Natale. Bravo! Dai, che ha giocato una grande partita. Forza, dio qualche parola. Grazie a tutti. C'è un altro momento al quale il Panatron tiene in modo particolare. Perché, Presidente, io credo che è un altro premio Panatron 2023 ed è anche una vostra socia, ma lei è veramente il più bello spot
è uno dei più bei spot, perché qualche istante fa ne abbiamo visto un altro, in omaggio allo sport. E in questo caso è quando lo sport diventa un motore per la vita. A Fiorella Fretta il premio Panatron 2023, che poi tra l'altro è la mamma di un collega. Premio Fair Play. Un grande applauso a Fiorella. Tra l'altro, Nadia, ragazzi, è veramente una forza della natura, perché Fiorella Fretta, se andiamo a leggere qualcosa del suo curriculum sportivo, esempio, nel 2006 fu campionessa italiana su 100 chilometri. Però tu puoi dare un messaggio strepitoso anche ai giovani, visto che andiamo poi attraverso la telecamera anche oltre questa sala, no? Tu hai fatto due cose straordinarie. Una è quella che ha raccontato poc'anzi benissimo Nadia, grazie alle due parole del post, e poi le tante esperienze fatte oltre il limite della normalità, perché poi, insomma, 100 chilometri non tutti riescono a farli, soprattutto considerata l'età. Perché oggi ne ho 77. Complimenti, applauso. Chi li mangiava, l'ho superato per 77 anni. Se in qualche parola vuoi esprimere dove tirar fuori da noi stessi quel qualcosa in più che permette le grandi imprese. Allora, prima di tutto io mi considero una donna come tante altre donne, che però ha la passione e la curiosità di cercare di fare qualche cosa che appassiona e che forse è oltre i propri limiti, però ci provo con passione, ci provo non con la testa nel sacco, ma facendo anche tanto allenamento, come è successo per la 100 chilometri, per il Kilimangiaro. E penso che questo dovrebbe essere un po' anche insito in tutte le altre donne, perché penso che la donna, la cosiddetta donna di casa, se pensasse che la salute è la prima cosa per poter essere sostegno della sua famiglia, potrebbe fare ovviamente non queste cose, ma insomma la camminata, mangiare bene, stare bene con se stessi, non rinchiudersi. È emozionante doverlo fare, ma è un premio naturalmente dedicato al mondo del basket, perché è un premio alla memoria di Francesco Manzutti. E ringraziamo Franco, presidente, per il grande sforzo emotivo che oggi ha fatto per essere qui presente. Francesco è stato anche soprattutto un grande sportivo. Io però lo voglio ricordare con lo striscione che hanno messo i ragazzi della Virtus Pontinia nel giorno fatidico del suo saluto. Ciao Francesco, per sempre uno di noi, firmato Virtus Pontinia. Lo sport ha perso un vero sportivo, un ragazzo solare dal sorriso coinvolgente che nella vita ha messo in campo testa e cuore. Simbolico lo striscione dei compagni di squadra, vestiti del simbolo rosso sociale. Significative le parole dei suoi amici del cuore. Eccellente in campo come nella vita, studente ammirevole, figlio presente ed affidabile, Francesco ha vissuto da capitano la sua breve ma intensa presenza. Una fascia simbolica conquistata d'onore e veramente rimarrà nel cuore di tutti gli amici e di tutti gli sportivi della nostra provincia. Grazie Franco per la presenza, e il premio va naturalmente, Paolo, a un grande cestista. Speriamo che diventerà famoso. Tanto grazie Franco. Invito Michael Perez. È stato scritto molto su di lui, ma non dobbiamo nemmeno parlare per adesso di NBA come hanno scritto, perché ogni giocatore deve fare il suo percorso. Chiaramente è stato anche ad Abu Dhabi e ha avuto contatti con grandi giocatori del basket professionistico americano, e questo per lui è stata una grandissima esperienza. E il consiglio che do a tutti i ragazzi è di inseguire i propri sogni e di non fermarsi al primo ostacolo che possono trovare nel loro percorso, ma di inseguirlo fino alla fine, finché non ne hanno più, non hanno più energia, e finché non hanno più voglia di inseguire quel sogno che probabilmente avevano sin da quando erano piccoli. Per me è difficile essere qui questa sera, ma non si può negare agli amici e a chi vuole ricordare tuo figlio di poterlo fare e di essere presente. Quindi ringrazio veramente tutto il Panatron, il presidente, Nadia, Paolo,
il past president, tutto Massimo e tutti gli altri. Ma peraltro quando poi ho saputo della presenza di Perez e anche di Saccoccia, beh, una cosa comune ce l'avete, tutti e tre avete giocato nell'S. Io sono felicissimo quindi di essere venuto, nonostante avessi qualche remora, e vi ringrazio moltissimo. E ti ho seguito in televisione, anche se non sono bravo, insomma, sei veramente forte, tu, Saccoccia, grazie, tutti mille. Quanti, complimenti, complimenti. E le parole che hai detto prima sono bellissime, i giovani, ma nello sport come nella vita non bisogna mai arrendersi, va bene? Grazie. Bravo. Allora, doppiamente grazie a te. Ti pregherei di consegnare la targa in ricordo di Francesco. Quindi è una tradizione ormai che vuole riconoscere soprattutto non tanto il discorso di merito sportivo in quanto risultato, ma anche e soprattutto quello che è il cuore, quello che c'è dentro, perché lo sport non è solo avere un risultato eclatante, vincere la medaglia, ma come la medaglia ha due facce, no? La vittoria e la sconfitta. Importante è essere presenti sul campo, dare tutto e dare sempre qualcosa che è dentro il cuore. Lodi Ottica, qualità ai prezzi più bassi d'Italia. 70 anni d'esperienza, 13 negozi nel Lazio, 35 ottici optometristi al tuo servizio. Due occhiali da vista completi di lenti antiriflesso a 90 euro. Due occhiali da vista completi di lenti antiriflesso a 119 euro. Occhiale da vista completo di lenti progressive FL VIP con tecnologia Freeform, ampia zona di lettura, euro 199. Lodi Ottica, per il benessere dei tuoi occhi, gli occhiali non devono costare un occhio. Per migliorare il tuo business, Conit, un mix di aziende in una sola realtà. Le risorse umane di un'azienda sono il bene principale del motore aziendale. Potresti avere la necessità di maggiori risorse solo in alcuni momenti. Potresti aver bisogno di servizi a spot, di attrezzature tecniche e di personale specializzato, già formato sulle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la conduzione di carrelli elevatori, per il primo soccorso e per l'antincendio. Per gli obblighi di sanificazione anti-Covid potresti avere la necessità di attrezzature, materiali e personale specializzato. Abbattere i costi fissi e puntare su un reale risparmio di risorse vuol dire concentrare ogni sforzo sul core business della tua struttura. Tante aziende associate in una sola sigla. Conit. Competenza e dinamicità. Sempre in evoluzione con le esigenze del mercato. Ciao, sono la ricerca. Forse non lo sai, ma ci siamo incontrati spesso. Tutte le volte che cercavi una speranza, quando hai ricevuto una risposta in ogni sfida superata. Anche oggi sono al tuo fianco per affrontare insieme il futuro. La ricerca dona. Dona per la ricerca su teleton.it.